Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo video dove affronteremo la nostra tappa al TCR con ovviamente con Race Lab. Le Gearworks siamo principalmente, vabbè, come prima cosa i piloti come il nostro Matteo, e siamo ovviamente sponsor del nostro team di corse. Tu hai delle perplessità oggi? Hai qualcosa che vuoi dire in particolare? Cosa ti aspetti, delle aspettative? No, semplicemente dobbiamo vedere se test che abbiamo fatto daranno i loro frutti. Certo. Bisogna vedere rispetto agli altri se abbiamo migliorato oppure no. Quindi l'idea, poi vabbè, lo si vedrà bene in qualifica, però già nelle libere 1, libere 2, libere 2 faremo una simulazione qualifica, quindi già lì certo riusciamo tempo a capire sì che tempo bisogna fare. Sì. Ragazzi, adesso facciamo due parole un po' con i ragazzi e appena iniziano le prove, iniziano i settaggi, vi facciamo vedere tutto. Grazie. Un momento, caffè ricarica. Così da pensare le migliorie per l'auto. Sì, bisogna riflettere con calma. Preciso cosa stavi settando? Cosa? Di cosa stavi settando? Ah, la pista, la mappa in realtà. Adesso cos'è? Lì, tra una mezz'oretta entra, giusto? Sì, mezz'oretta andiamo a prepararci per il libero 1, andiamo in pit lane e poi facciamo un po' di prove e vediamo come va. Quanto dura la prova, la prima? 25 minuti. 25 minuti, va bene. Sì. Un bel tempo per provare. Sì, si riesce a fare massimo 10 giri. Oh. Adesso è il tempo di preparare i 2-3 settaggi alla macchina, ho caricato la mappa, ho caricato varie cose. Andiamo a fare le prove in pista per vedere appunto i tempi e come possiamo settare al meglio la macchina. Circa 20 minuti il nostro Matteo entrerà in pista appunto per provare. Sei pronto? Adesso ragazzi, tempo di accendere la macchina, prepararsi ovviamente all'entrata in pista e si va con le prime prove. Siamo qua in pit lane, stanno per partire le prove libere e non vediamo l'ora di vedere appunto quei test, Matteo quanto riesce a fare quei tempi. Thank you.
adesso andiamo a controllare le altezze e i pesi per fare la macchina per la qualifica. Per libere 2 qualifica controlliamo se le altezze e i pesi sono giusti, perché poi in qualifica le prime macchine vengono verificate come altezza, pesi e altre cose che decidono i commissari. Per il Montepremi Endurance 90. I ragazzi hanno finito di fare i controlli e facendo due parole con Matteo vediamo com'è andata. Com'è andata? Ma bene, cioè, bene, perché la macchina non va bene. Quindi se siamo noni con la macchina che non va bene, non è male. Abbiamo dei problemi sul posteriore. Ok. Si muove troppo tanto la macchina. Quindi nel primo settore siamo veloci. E nel settore centrale il terzo settore, che sono quelli più guidati, invece non riesco proprio ad attaccare il primo pezzo della curva perché ho il posteriore che è troppo leggero. Però adesso lo sistemiamo, abbiamo ancora libere 2 per provare e vediamo. Adesso purtroppo ci sono solo 2 turni di libere, il top sarebbero 3 turni. Due si è sempre tirato, visto che virtual sono uscito io, è uscito un altro, alla fine il tempo effettivo di prove è più restio, certo, è tagliato, quindi fai fatica proprio cioè devi proprio fare delle prove super mirate. Adesso sono finite le libere 2, sistemiamo la macchina, siamo abbastanza contenti e ci prepariamo per le qualifiche di domani. E poi domani avremo sia qualifiche che gara 1, quindi sarà una bella giornata abbastanza intensa. Domani le qualifiche le avremo presto, verso le 9.50 mi pare, e quindi l'asfalto, comunque la pista cambierà tanto durante la giornata. Dovremo cercare di azzeccare il setup corretto sia per le qualifiche, che comunque avrà ancora l'asfalto abbastanza tra virgolette freddo, e invece la gara che cambierà di parecchio, quindi la difficoltà sarà principalmente di affinare il setup in base alle temperature.